intervenire la senatrice Petraglia. Grazie Presidente. Ancora una volta ci troviamo dinanzi all'ennesimo decreto a cui viene posta la fiducia. Ormai quest'Aula in pochissimi giorni si è quasi assuefatta alle fiducie, ma abbiamo chiaro che è una scelta chiara questa del Governo, quella su ogni decreto ormai di far lavorare soltanto un solo ramo del Parlamento, sia la Camera o il Senato, e poi l'altra deve semplicemente ratificare. È un monocameralismo che va addirittura oltre la proposta di riforma costituzionale che stiamo discutendo in questi giorni, perché l'importante è non mutare il testo, quindi ovunque inizi la discussione l'importante è non mutare il testo del Governo. E allora ecco che è svelato l'arcano: invocate velocità e cambiamento, ma in realtà il vero obiettivo delle vostre riforme è quello di concentrare i poteri tutti nell'esecutivo, perché il motto è non disturbare il manovratore. Certo, sarebbe troppo grave modificare l'articolo 70 della Costituzione, e allora provate a farlo nei fatti. E ancora una volta la funzione legislativa del Parlamento e la possibilità di migliorare i testi del decreto è sottratta ad entrambi i rami del Parlamento. Devo dire che vale sia per la maggioranza che per l'opposizione, ovviamente, questo vulnus. E noi invece su questo decreto avremmo voluto confrontarci laicamente nel merito, ma ancora una volta non è stato possibile. È stato mortificato persino il lavoro della Commissione, perché la maggioranza ha utilizzato i presunti ritardi dell'esame del decreto in Commissione per calendarizzare la riforma costituzionale. E così abbiamo assistito all'imbarazzante scena della maggioranza che boccia i propri emendamenti a proposito della velocità con cui si potrebbe lavorare. Il decreto introduce, è stato detto in molti interventi, strumenti per tutelare e sostenere il nostro patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico, temi a noi particolarmente chiari, perché siamo convinti che per rilanciare l'economia gli investimenti in cultura sono quelli con maggiore potenzialità, proprio per l'effetto moltiplicatore forti e soprattutto per l'importanza che ha per le generazioni future. E così come mettere il turismo e la riorganizzazione del sistema turistico collegato alla valorizzazione del patrimonio culturale ovviamente sono un punto di forza fondamentale per il nostro territorio. Oggi è stato abbondantemente discusso del credito d'imposta del 65%, non mi voglio dilungare, solo dire che questo strumento è un rafforzamento di una misura che già esisteva nel nostro ordinamento ma che non veniva utilizzata dal 1982. Se funzionerà, e noi ovviamente ce l'auguriamo, aumenteranno fondi per la cultura. Certo, però bisogna essere anche onesti e dire che alla fine ci sarà un minor gettito per il fisco e dunque tanto valeva la pena investire direttamente quei denari che servivano per la tutela, la valorizzazione del patrimonio, senza dover dipendere dalla generosità dei singoli. Ma siamo d'accordo con il Ministro, ci auguriamo che questa volta non ci siano più scuse, che le generosità saranno più che ampie, così come però dovremmo dire che consideriamo questo credito d'imposta al 65% un punto di partenza, perché ci auguriamo, nel prendere ad esempio continuamente gli Stati Uniti, di arrivare al 100%. Vorremmo però più di tutto sottolineare che non servono soltanto incentivi fiscali per favorire gli investimenti in cultura da parte di privati o delle imprese, ma serve un progetto straordinario capace di far nascere e consolidare la consapevolezza che gli investimenti culturali sono una grande opportunità per il rilancio economico e sociale del Paese, proprio come avviene in Europa e negli Stati Uniti, dove si scrive un'altra storia. In Francia, in Germania, negli Stati Uniti, i finanziamenti statali sono stati mantenuti, anzi addirittura aumentati, proprio per il ruolo anticiclico attribuito agli investimenti culturali. Secondo le stime Eurostat e del WTO, turismo e cultura forniscono un contributo maggiore del PIL rispetto al settore delle costruzioni. In Italia il contributo del settore culturale al prodotto interno lordo è intorno al 2,3% e la metà di quello di Francia e Regno Unito, a tutto discapito del numero di posti di lavoro che in questo settore sono qualificati e giovani. Il nostro Paese quindi può mantenere un margine competitivo soltanto investendo sul patrimonio umano, tornando ad investire sulla formazione, sulla ricerca, sulla produzione musicale, artistica, teatrale, cinematografica, sui beni culturali storicizzati, su iniziative di educazione ambientale e paesaggistica. Quindi non soltanto finanziare e promuovere le eccellenze che possono
trovare un loro spazio commerciale internazionale, ma anche sostenere e far crescere numerose iniziative di base che possono essere un motore fortissimo di sviluppo del territorio anche in termini di potenziamento della qualità della vita. E quindi è del tutto evidente che oltre alle opere più note, il nostro patrimonio culturale si basa su una straordinaria rete di beni culturali, e qui tutti lo avete ricordato e che è bene continuare a sostenere. In quella direzione andava un nostro emendamento dove prevedeva, in un'ottica di perequazione, la destinazione di una percentuale su ogni donazione a favore di un fondo di aiuti di beni culturali minori che hanno bisogno di interventi tempestivi. Il decreto inoltre contiene la possibilità di assumere a tempo determinato giovani laureati in storia dell'arte e in altre discipline, in deroga ai limiti imposti alle amministrazioni dei beni culturali. Bene, una buona notizia, notiamo che ai manager che arriveranno sono riservati i ruoli apicali e ben retribuiti, ai giovani professionisti dei beni culturali si offre il solito precariato. Certo, molto meglio i contratti a tempo determinato introdotti dalle modifiche alla Camera piuttosto che i contratti flessibili di cui parlava il Governo nel testo originario. Forse perché il governo non si era accorto dei tantissimi giovani disoccupati in Italia che purtroppo hanno superato abbondantemente i 29 anni, laureati, specializzati e che sono spesso a fare concorso su concorso. Eppure sono passati pochissimi anni dall'ultimo concorso del MIBAC per i servizi di accoglienza e di assistenza, un concorso al quale parteciparono migliaia e migliaia di giovani il cui livello culturale, come ampiamente i giornali ci riferirono, era altissimo il livello, nonché il livello di istruzione. Allora sorge una domanda spontanea: ma perché in quell'occasione non abbiamo assunto tutto il personale necessario piuttosto che reinventare un nuovo decreto? E questo decreto interviene anche sulla vicenda di Pompei, sul sito di Pompei, dove si prevede l'accelerazione della progettazione anche con l'assunzione di 20 progettisti da parte della sovrintendenza speciale del grande progetto Pompei. Tutto giusto, ma siamo preoccupati per le eccessive procedure di semplificazione. Noi crediamo che bisogna tenere alta la trasparenza e la legalità. La storia recentissima, purtroppo, e mi riferisco all'Expo, ci racconta che poteri eccezionali, quando si parla di appalti, generano corruzione. Allora attenzione, grande attenzione, ma anche questo lo avevamo già denunciato in occasione della discussione del decreto Valore Cultura, quando si è parlato di stazioni appaltanti. Noi siamo contrari alla scelta dei continui commissariamenti di urgenza e chiediamo invece che le istituzioni si riappropriano in pieno dei propri poteri, delle proprie funzioni, senza nascondersi sempre dietro la delega di un commissario. E questo vale anche per la nomina di un commissario per la Reggia di Caserta. Ministro, credo che abbiamo perso ancora una volta l'occasione di operare un radicale rinnovamento della struttura. Non ha senso procedere sempre per misure eccezionali, servono regole chiare per far funzionare la macchina. E anche qui per far funzionare la macchina vorrei soffermarmi sul famoso progetto 1000 giovani per la cultura. Anche questo è stato un tema in cui in questo anno di legislatura abbiamo discusso molte volte. Noi abbiamo sempre detto e avevamo presentato un emendamento che sono necessari almeno 3 milioni di euro di finanziamento per il prossimo anno per dare un senso a questo progetto, e lo abbiamo detto più volte, non deve essere un'opportunità di lavoro per i tanti giovani, non può essere un'occasione di ulteriore precarietà. Non è possibile che giovani laureati, specializzati e dottorati vengano utilizzati come stagisti senza destino. È anche dalla formazione dei nostri giovani che passa la possibilità di preservare il nostro patrimonio. Consideriamo ovviamente positiva l'aggiunta di ulteriori 50 milioni alle fondazioni liriche che risanano i bilanci. Avevamo presentato diversi emendamenti in quella direzione, in particolare sulla vicenda di Ales e il ricollocamento dei lavoratori presso altre pubbliche amministrazioni. Ecco, noi consideriamo sbagliato considerare Ales come un ammortizzatore sociale. Noi pensiamo che la soluzione esista, che sta soltanto al governo realizzare per rispettare gli impegni presi nel Parlamento. Si coinvolgano le parti sociali, le regioni, i comuni, si lavori da subito per garantire ogni posto di lavoro. Non è accettabile che a pagare gli errori della politica e dei manager da essa nominati, tutti lautamente retribuiti, siano soltanto i lavoratori. La sensazione, e temiamo, speriamo non sia la verità, è che questo decreto legge porterà licenziamenti
e a dubbia garanzia di riassunzione. Noi ci saremmo aspettati dalle parole del Ministro, almeno dalle parole del Ministro in quest'Aula, maggiori garanzie. Temo di dover concludere, quindi mi riservo di consegnare il testo intero dell'intervento dicendo che avremmo voluto discutere approfonditamente di tutto questo se non ci fosse stata la fiducia, ma capiamo che la capacità di ascolto di questo governo è molto ridotta. L'impegno che questo Parlamento e il governo in maniera particolare dovrebbe prendere è che il Ministero dei Beni Culturali ha bisogno di riavere con estrema urgenza le risorse di cui era stato borseggiato da Tremonti e Bondi nel 2008. Questa è davvero una delle priorità per il rilancio economico e sociale del nostro Paese. E sulla cultura questa volta non è più possibile sbagliare, perché non ci saranno tempi supplementari per nessuno. Grazie.